Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa, Mattino 6 che si apre con la lettura dei quotidiani oggi in edicola. Partiamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, iniziamo con il Centro, con le varie edizioni del quotidiano abruzzese. Partiamo con l'edizione di Pescara, vedete nel titolo di apertura la notizia che riguarda la cronaca giudiziaria, morta nello scontro in tre sotto accusa, fuga di gas mentre prelevavano la salsa di pomodoro, famiglia di Carpineto nei guai. E poi vediamo la fotonotizia, centropagina, Pescara sogna con il basket, la serie A2 è ad un passo. Vedete il titolo con corredo di foto, vi anticipo che poi vedremo nella seconda parte del nostro appuntamento anche un servizio corposo su questa importante vittoria della formazione pescarese allenata da Stefano Raiola. Vediamo le altre notizie. Pescara perseguita la ex arrestato, torna subito in libertà. E poi Montesilvano, cibo a domicilio, posti di lavoro per 20 fattorini. Andiamo poi ancora in basso. Meno multe nelle gallerie a Francavilla con i controlli anti-velocità. Torniamo a Pescara, si avvicina la stagione balneare, anzi possiamo dire che è praticamente iniziata anche grazie a queste belle giornate di sole, pochi parcheggi, l'ira dei balneatori, Riviera Sud nel caos, stabilimenti imprigionati nei cantieri in ritardo. Vediamo anche una notizia di carattere nazionale, la politica, governo, la crisi può attendere, sblocca cantieri, c'è l'accordo. Questo per quanto concerne la pagina di Pescara del quotidiano Il Centro. Vediamo la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto, infermieri, vedete il titolo di apertura, 30 posti e 8.000 domande. Chieti, concorso della ASL, richieste da tutta Italia per le assunzioni a tempo indeterminato. E l'incontro nel centro di Chieti con l'arma dei carabinieri, e gli studenti scoprono proprio l'impegno dell'arma. A proposito di arma dei carabinieri, oggi verrà festeggiato il 205° anniversario dalla nascita del corpo. Vediamo le altre notizie. Vasto, porto bocciato, no alla nave per la Croazia. Lanciano, maxi parco, appalto conteso tra 189 ditte. Poi ancora Lanciano, Sant'Agostino, la facciata torna un tesoro. E poi a Fossa Cesia il migrante fa arrestare un ladro, richiedente asilo nota un ragazzo che sta rubando le birre e chiama il 112. Vediamo poi nella prima pagina di L'Aquila, Avezzano e Sulmona anche due notizie, tre notizie, o per meglio dire tre titoli di notizie che poi ritroveremo e leggeremo insieme all'interno del giornale. La politica regionale, consiglio regionale, la regione riapre i trabocchi ma solo quelli in regola. E poi bed and breakfast, regole più semplici per la prima colazione. Poi le scadenze che sono dietro l'angolo, Tasi e IMU, ecco chi deve pagare e chi no. Siamo a Paganica, questa notizia che riguarda un giovane di 28 anni trovato senza vita in casa, sono in corso le indagini, la procura dell'Aquila dispone accertamenti, un amico ha allertato il 118, ma purtroppo i soccorsi si sono rivelati inutili perché quando sul posto sono arrivati i medici il giovane era già deceduto. Vediamo poi a centropagina, ex L'Aquila Calcio, il tribunale ha dichiarato il fallimento. Ancora L'Aquila, comune, i conti non tornano ma c'è il via libera. Trasacco, siamo nella Marsica, chiedono aiuto e raggirano una pensionata. Sulmona, muore il gatto, aggredita la veterinaria. E poi parliamo della visita del Presidente della Repubblica Mattarella, il via preparativi, il Capo dello Stato sarà infatti il 6 luglio nella Marsica in teatro, l'incontro con i sindaci del comprensorio. La prima pagina di Teramo, del centro sisma, arrivano 15 nuovi tecnici, approvata legge regionale che potenzia l'ufficio per la ricostruzione di Teramo. E sempre a Teramo, all'università, distributori con l'acqua del Ruzzo, la presentazione, vedete poi la foto a centro pagina. Teramo, il trasferimento è antisindacale, ASL condannata, Castelnuovo morte sul lavoro alla Metalferro, in 5 a processo. E poi a Giulianova il PD e i suoi, andate a votare al ballottaggio. E poi vedete ancora in basso sotto la foto, assolto dopo 7 mesi in carcere, Teramo, l'ex compagno lo accusava di maltrattamenti, ma in aula
ha ritrattato. Vediamo anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Morì per la conserva, tre imputati. Pescara chiusa l'inchiesta sull'esplosione che si era verificata alcuni mesi fa a Carpineto della Nora durante la preparazione delle bottiglie di pomodoro. Tre donne accusate di omicidio colposo. E poi donne nel mirino, l'uomo che perseguitava la ex, lo spray peperoncino non ferma lo stalker, scatta l'arresto. E poi va in pensione il super poliziotto Luigi Savina, l'intervista a Savina che lascia la Polizia di Stato dopo 39 anni di una carriera formidabile. La pagina più bella, ha detto in questa intervista del Messaggero Savina, è stata l'arresto di Brusca. E poi scacco agli usurai, maxi condanna a 10 e 9 anni. Vediamo poi nella parte alta della pagina il campione Paolo Rossi, Pablito del Mondiale dell'82, premia i vincitori di Digital Gym, il contest della Fater. Anche in questo caso vi anticipo che poi vedremo un servizio. E poi Serie B di calcio, il nuovo Delfino con Campagnaro che sarà nello staff di Mister Zaio. E questa è una notizia importante perché il 39enne argentino dunque chiuderà a giorni ufficialmente la sua carriera, ma resterà nel Pescara e farà parte dello staff del tecnico biancazzurro che sarà, dovrebbe essere presentato, usiamo il condizionale perché non ci sono ancora conferme ufficiali, tra domani e venerdì. Parliamo ancora di calcio, fallita la vecchia L'Aquila Calcio, la pagina più nera d'Abruzzo. Vediamo poi l'articolo di spalla, via vitalizi, l'INPS pagherà la pensione dei politici. Andiamo avanti anche con la prima pagina del quotidiano La Città. Vedete il titolo a tutta pagina, è ripartito lo sblocca cantieri, ricostruzione Gran Sasso, oggi giornata decisiva in Senato, la Regione assegna più tecnici all'ufficio speciale per la ricostruzione. Poi l'iniziativa congiunta ecologica e di promozione con l'Ateneo che ha installato all'interno dell'università dei macchinari, se così li vogliamo chiamare, per la distribuzione dell'acqua del Ruzzo. Vediamo anche qualche altra notizia di prima pagina, sepolta viva dai rifiuti, intervengono i servizi sociali. E poi Strisce Blu Teramane, Spettro Cassa, integrazione per la Tercop. E poi sovrintendenza e Abaco, dubbi de horse, Teramo il nuovo regolamento potrebbe slittare. Queste dunque le prime pagine dei quotidiani abruzzesi che abbiamo visto in sequenza. Tra poco torneremo a parlare delle notizie di casa nostra, ma ora concentriamoci sull'edicola nazionale, vedere i titoli di carattere nazionale appunto e anche di politica estera. Partiamo con la prima pagina del Corriere della Sera. CSM, così pilotavano le nomine, gli incontri tra toghe politici in hotel e alle cene, l'irritazione di Mattarella, ferita gravissima. E poi calcio, Macron in campo contro la Super Champions League, il presidente francese, dobbiamo tutelare, dice, i nostri club. E poi il no dell'Europa sul debito italiano, Lega Movimento 5 Stelle, c'è l'intesa sui cantieri. Vediamo Repubblica, e dall'Europa arriva la bufera, ecco il documento che inchioda il governo, tutto da rifare sui conti, l'Unione Europea boccia il reddito di cittadinanza e le pensioni a quota 100, il debito italiano pregiudica il futuro delle nuove generazioni. E poi vedete questa notizia, la scelta di Noah, depressa dopo uno stupro, ha voluto l'eutanasia a 17 anni. Vediamo anche la prima pagina del Messaggero Nazionale, governo prove di tregua per il rischio stangata dell'Unione Europea, accordo sullo sblocca cantieri dopo la telefonata di Di Maio a Salvini, il capo del Movimento 5 Stelle al Quirinale che avverte tutelare i conti, oggi il verdetto dell'Europa. E siamo a Roma, Raggi, così lo stadio non si fa, sfida la Roma a mantenere gli impegni sulle opere pubbliche, oggi ci sarà un vertice in Campidoglio con la società su Tor di Valle. E poi anche sul Messaggero ritroviamo la notizia del terremoto al CSM, fuori altre due toghe, l'allarme del Colle. Vediamo anche il Fatto Quotidiano, la pace armata, governo tregua, 5 Stelle, Lega. E poi Olanda, suicidio di Stato a 17 anni dopo lo stupro e la depressione. Vediamo anche il Tempo, una telefonata allunga la vita a Conte, finalmente Di Maio e Salvini si parlano via smartphone e sbloccano appalti e Roma.
Siamo al Mattino di Napoli, Lega, Movimento 5 Stelle, la tregua forzata, il rischio della stangata dell'Unione Europea spinge i due vice premier all'accordo sullo sblocca cantieri, il leader grillino da Mattarella che chiede di proteggere i conti. Oggi ci sarà il verdetto di Bruxelles. E poi la Whirlpool, gela Di Maio, Napoli non è sostenibile, il ministro minaccia, togliamo gli incentivi, l'azienda aiutateci a trovare una alternativa. Anche sul quotidiano campano questa notizia di questa ragazza di 17 anni, vedete, povera Noir, la ragazza morta due volte, era depressa dopo lo stupro da piccola. Vediamo anche il quotidiano Libero, il governo alle ore contate, Conte non tiro a campare e allora tirerà le cuoia. E poi viva Pippo, grande vecchio della TV, partiamo anche dello show che ci sarà venerdì per celebrare gli 83 anni di Pippo Baudo, davvero una vera e propria istituzione della nostra televisione. Siamo al secolo.it, partigiana fasulla, Virginia Raggi riesuma l'antifascismo a Roma per nascondere i disastri nella capitale, il manifesto. Ermini, traffici venali nel CSM, guerra tra toghe, l'affondo del presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, appunto David Ermini. E poi c'è l'intervista a De Vito che dice nel Consiglio c'è una questione morale, Riccardo De Vito, componente della corrente di Magistratura Democratica. E poi vedete, telefono amico sull'orlo di una crisi di governo, Di Maio chiama Salvini e sul filo del telefono sbuca la mediazione per lo sblocca cantieri, il capo dei 5 Stelle si rianima, sale al colle e tranquillizza Mattarella alla vigilia della lettera dell'Unione Europea, ma la Lega resta minacciosa, ne riparliamo tra 15 giorni, ovviamente Lega che si fa anche forte del risultato elettorale delle ultime elezioni, non solo regionali ma anche europee e amministrative. Tria, promessa all'Unione Europea, correggeremo i conti con 3 miliardi e mezzo l'anno. Scusate, intanto sblocca cantieri, il Movimento 5 Stelle cede alla Lega. Vedete, i gabbiani minacciano il paradiso dei fenicotteri in Sardegna, questa notizia che ci porta a Capoterra, nei pressi di Cagliari, la sopravvivenza dei fenicotteri è proprio minacciata da gabbiani e cornacchie. Vediamo anche il quotidiano La Verità, nasce lo sblocca Salvini, il governo riparte, almeno per ora, scrive il quotidiano La Verità. Di Maio e Conte cedono sull'emendamento del Carroccio e scongiurano la crisi. E poi su Panorama, gli agnelli come nessuno li ha mai raccontati. E poi a Roma tenta di violentare una bimba, già libero. Vediamo il Sole 24 Ore, il Sole 24 Ore che parla in alto della riforma degli appalti, vedete Intesa, Lega, Movimento 5 Stelle su uno stop parziale. Poi parliamo anche di borsa, la Fed pronta a tagliare i tassi e la borsa vola, ieri chiusura positiva anche per la borsa di Milano, Renault verso il sì all'offerta di Fiat, dunque potrebbe nascere davvero un colosso mondiale dell'automobile. Vediamo anche Avvenire, il quotidiano della CEI. Depressa, 17 anni, fatta morire in Olanda. E poi il Colle, ricucire con l'Unione Europea, prove di tregua nel governo. E poi in alto il titolo di apertura, fame di uguaglianza, il Papa sottolinea il paradosso delle molte leggi ma con meno diritti economici e sociali. E questo era l'ultimo quotidiano dell'edicola nazionale che abbiamo preso in esame. Ora torniamo alle vicende di casa nostra, torniamo al centro per parlare di politica regionale. Vedete inquadrata pagina 2, i trabocchi sono salvi ma solo quelli in regola. È stata infatti approvata in Consiglio regionale la legge Ponte che garantisce la stagione ai ristoranti sul mare. Chi ha commesso abusi edilizi non può riavere subito il permesso a riaprire. E poi in basso, vitalizi e 446 vecchie leggi, c'è il via libera ai maxi tagli. E intanto sempre in Consiglio regionale si è parlato anche di altro, Ciapi, Intex e Terme, va in scena il dramma del lavoro negato, tre spine per
la politica regionale, soprattutto per il governo regionale. Sulla cannabis solo metà risposte, il consigliere regionale del PD Blasioli solleva un doppio caso, rimborsi negati a Pescara e fibromialgia esclusa. Vediamo proprio le cronache ora delle province, partiamo da Pescara, la tragedia di Carpineto, è stata chiusa l'inchiesta in quell'occasione, questa tragedia, ci fu un'esplosione di gas con la morte di una donna, in tre accusate di omicidio colposo, madre e figlie devono rispondere dell'incidente che il 2 agosto costò la vita alla vicina di casa, lo scoppio avvenne nel garage della famiglia attrezzato per preparare le bottiglie di pomodoro. Parliamo anche del delitto Neri, la madre ha incontrato il magistrato, il PM ha rassicurato Laura Lamaletto che in TV dice Alessandro non c'entra con gli arresti per droga. Scoppia l'estate, ne abbiamo parlato anche prima, con le prime vere giornate estive con sole e caldo, ma a lungomare sud ci sono dei problemi con i bagnanti costretti allo slalom tra Transenne e Calcinacci, vedete anche delle foto, i lavori cancellano i parcheggi, oggi sopra il luogo dell'assessore Natarelli stop agli interventi sulla piazza di fronte ai teatri, riprenderanno in autunno. E poi c'è Via Pepe, brutto e polveroso, almeno secondo i commercianti che chiedono di rifare i marciapiedi e di non togliere i posteggi, 60 posti per le auto. E a proposito di tempo, ci saranno 10 giorni di sole, ma non sarà un'estate bollente, almeno nella nostra regione, secondo le previsioni. E poi restiamo a Pescara, l'opera di via Rigopiano, il CONI sblocca i fondi per completare il parco dello sport, vedete l'area interessata dalla costruzione del parco dello sport, area dell'ex monopolio di Stato in via Rigopiano, via al finanziamento di 150.000 euro per il secondo lotto, ripartono i lavori ma l'inaugurazione slitta a fine estate. Proseguiamo pagina 18 del centro, la cronaca giudiziaria, perseguita l'ex moglie, preso ma è già libero, e poi minorenni scatenati, trovati gli autori del raid all'Adriatica. Bike sharing, il progetto, arrivano le bici in affitto a Pescara, stop alle auto in centro, il comune è pronto a dare via al servizio, a disposizione ci saranno 100 mezzi. E poi auto in sosta in piazza Alessandrini, si può, il giudice di pace accoglie il ricorso di un automobilista multato dalla polizia municipale. Ma tornando alla politica locale, c'è questo articolo di spalla importante perché lunedì prossimo ci sarà la cerimonia di proclamazione del nuovo sindaco di Pescara, Carlo Masci, dunque il passaggio di consegne con l'ormai quasi ex sindaco, possiamo dire, Marco Alessandrini. In basso vedete festa ai colli, i numeri dei biglietti vincenti della lotteria, nella foto il cantante Luca Barbarossa che ha concluso la 3 giorni di feste nel quartiere dei Colli Madonna di Pescara. Andiamo avanti, l'ultimo regalo di Marco, un defibrillatore per l'istituto alberghiero, donazione dei genitori del giovane cuoco di Scafa, morto a 23 anni, oggi la cerimonia di intitolazione di un laboratorio all'ex studente. E poi andiamo in basso, Paolo Rossi premia gli studenti abruzzesi, cerimonia al Teatro Massimo con i ragazzi del corso multimediale Digital Gym della Fater, mattatore della giornata, ovviamente il bomber, il pablito nazionale, campione del mondo con l'Italia del 1982. Allora andiamo a vedere il primo servizio su questa iniziativa andando ad ascoltare proprio il direttore della Fater, il director Fater Domenico Di Francesco Antonio, che ai nostri microfoni spiega proprio il senso di questa iniziativa. Oggi festeggiamo insieme a tutti i ragazzi lo sport come metafora in questo caso del mondo del digitale, perché questi ragazzi hanno partecipato nei mesi scorsi a una maratona digitale che Fater ha messo a disposizione gratuitamente per tutti loro, cercando di trasmettere e comunicare la parte bella e sana delle nuove tecnologie, quindi cercando di aiutarli nella lotta al cyberbullismo, a tutto quello che di negativo può capitare,
e perché no, insieme ai nostri suggerimenti, poterne fare una professione del futuro. Siccome questa formazione digitale era articolata con la metafora della maratona e quindi la metafora dello sport, oggi chi più di un campione del mondo può premiare questi ragazzi nella giornata conclusiva? Paolo è un amico di fatto di questa manifestazione, perché nella prima edizione è già stato a Pescara e siccome ha suscitato grande entusiasmo da parte di tutti i ragazzi, perché lui c'ha questo carisma, questa particolarità di legare tante generazioni, per cui oggi insieme a noi, insieme agli insegnanti che ringrazio, per concludere questo percorso che per me è stato estremamente positivo. Sempre un'emozione incontrare Paolo Rossi, che fece sognare tutta l'Italia nel 1982 con i suoi gol che trascinarono l'Italia alla conquista della Coppa del Mondo. Siamo alla pagina di Montesilvano del Centro, in città sbarca Deliveroo, lavoro per 20 fattorini, entro giugno il servizio verrà ampliato a ristoranti e pizzerie di Montesilvano. E poi il video Pompei, il suo tour in bici nei luoghi della street art. Andiamo ancora avanti, telecamere pronte, la sicurezza viaggerà con la fibra. Siamo ancora a Montesilvano perché entro giugno ci sarà il collaudo dei 20 impianti che controlleranno Riviera, Retropineta e una piazza. A Montesilvano, in via Senna, famiglie ancora senza acqua, vedete l'articolo di spalla. E poi a Città Sant'Angelo, vedete a centro pagina, invece eventi estivi, incontro con le associazioni. I nuovi amministratori assicurano, non ci sono soldi per voi, ma andremo avanti. Ancora Città Sant'Angelo, circonvallazione, finanziati i lavori per il consolidamento. A Spoltore, in comune alla ricerca delle radici, giornata di studio all'anagrafe per gli alunni della seconda della scuola primaria di Spoltore. Da Spoltore ci spostiamo a Francavilla al Mare, varianti al via e controlli sulla velocità nelle gallerie, attiva da domani la telecamera montata sul mezzo della polizia locale, fissato il calendario dei rilevamenti di giugno a maggio, i verbali sono stati 300. E poi San Giovanni Teatino, colonia estiva e soggiorno a Roccaraso per i bambini, e ancora Francavilla al Mare, spettacolo di fine anno per gli alunni dell'istituto Michetti. Siamo alla pagina della provincia di Pescara, Nocciano, cronaca, mezzo dei rifiuti a fuoco, danni alla facciata del comune, il rogo si è sviluppato mentre il mini compattatore era in movimento al centro del paese, fiamme altissime, fumo denso, ma i vigili del distaccamento di Alanno hanno evitato il peggio, il ringraziamento del sindaco. E poi ci spostiamo a Caramanico Terme, Caramanico sta morendo, l'appello di Pettinari sulla vicenda delle terme di Caramanico. E poi Penne, supermercato, le responsabilità del PD, il sindaco di Penne Mario Semproni risponde alle accuse di Vecchiotti, i negozianti non verranno danneggiati. Malopello, colonia estiva per i bambini, ci sarà nell'estate appena iniziata. E a Rosciano, festa con Brindisi e targa per nonna Linda, nuova centenaria del piccolo centro in provincia di Pescara. Siamo alla pagina di Chieti del Centro, sanità, concorsi alla ASL, numeri da record per 7.859 domande, pensate, per 30 posti richiesti da tutta Italia per le assunzioni a tempo indeterminato. In 1.075 rispondono al bando per 8 tecnici di radiologia. Intanto l'azienda sanitaria locale cerca un medico nefrologo. Andiamo a centro pagina, Fossa Cesia, questa notizia che vede in primo piano il gesto di un migrante nigeriano che fa arrestare un ladro. Il richiedente asilo nota un giovane che sta rubando le birre e telefona ai carabinieri. Ancora in basso Chieti, torniamo a Chieti, il Consiglio di Stato boccia il numero chiuso, università e giudici permettono il trasferimento da scienze motorie a fisioterapia senza test d'ingresso. Siamo ad un'altra pagina della cronaca di Chieti, onestà in campo, rigore calciato fuori, tutti applaudono il numero 10 del River 65, il gesto di fair play del giovane giocatore della formazione teatina. E la nostra cultura, gli allenatori rilanciano la lealtà, vale più di una vittoria, trasmettiamo valori.
E poi no la nave per la Croazia, sì solo agli sconti, vasto, niente collegamento diretto con Kvar, ma tariffe agevolate per i residenti e turisti della città. Siamo alla pagina, ad un'altra pagina di Chieti e provincia, prestiti a strozzo a Chieti, maxi condanna per la coppia di usurai, pena di 10 anni al marito e 9 alla moglie. E poi ancora Chieti, centropagina, maxi controlli della polizia, posti di blocco in strada per il contrasto ad alcol e droga proprio alla guida delle auto. E poi Chieti, colpo nella notte, ladri di monetine ancora in azione con un furto ai distributori dell'istituto del liceo Gonzaga di Chieti. In basso, la pasticceria veronese di via Pescara festeggia mezzo secolo di dolci con una grande manifestazione, e il pastaio Pinti è lui il re del raviolotto che arriva a quota 25 anni. Teramo, infermiere sindacalista trasferito in carcere, condannata la ASL, il giudice del lavoro accoglie il ricorso del nursing up e ordina la revoca del provvedimento. Il direttore amministrativo di Giosia: non faremo appello, le sentenze vanno rispettate. E poi Associazione Magistrati Giovagnoni nel direttivo, dunque nel direttivo il PM Teramano. E poi lo zooprofilattico forma 32 professionisti abruzzesi, piano contro le malattie trasmesse da alimenti. Cronaca giudiziaria: assolto e scarcerato dopo 7 mesi, quarantenne accusato di maltrattamenti verso la ex, ma in aula la donna ridimensiona i fatti. Siamo ad un'altra pagina della cronaca di Teramo, potenziato l'ufficio per la ricostruzione grazie ad una nuova legge regionale, l'USR di Teramo potrà avere 15 dipendenti in più per velocizzare le pratiche. E poi spaccio all'Annunziata, albanese preso a Montesilvano, i carabinieri lo cercavano da novembre. Poi all'università si beve l'acqua del ruzzo, firmata la convenzione tra i due enti e la fondazione per l'installazione di distributori certificati. Siamo alla pagina del litorale teramano, Atri, negata la residenza ad una coppia, la casa non è grande abbastanza. E ancora Atri, il comune aderisce alla rottamazione delle cartelle. Pineto, tempi stretti per la nuova giunta e al via le strisce blu a Pineto fino a settembre. A Silvi consegnati i premi Giuseppe Remigio nell'ambito del concorso per gli alunni delle scuole di Silvi. Siamo all'Aquila, la crisi dello sport, la sentenza ex L'Aquila Calcio, arriva il fallimento, dichiarazione del Tribunale dopo le istanze di ex calciatori e sponsor non pagati per 220.000 euro. Andiamo in basso, poi Fondazione Carispac sfida Marotta Taglieri, venerdì rinnovo della presidenza e del consiglio di amministrazione, battaglia all'ultimo voto. Siamo arrivati così alle pagine dello sport, possiamo dunque fermarci per, dopo la fine della prima parte di Mattino 6, poi torneremo in studio, andremo a vedere insieme le pagine interne dell'inserto Abruzzo del Messaggero, il quotidiano La Città, e poi vedremo altri servizi per chiudere con lo sport ed il trionfo dell'Amatori Pescara ad un passo dalla Serie A2 di pallacanestro. Di nuovo in studio, seconda parte di Mattino 6, apriamo con le pagine interne dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Il super poliziotto va in pensione, siamo a pagina 52, eccola qui inquadrata, vedete la pagina, l'intera pagina dedicata all'intervista a Luigi Savina, il super poliziotto abruzzese che va in pensione. Le manette a Brusca, un colpo memorabile, il libro dei ricordi del ragazzo di Chieti giunto ai vertici della Polizia di Stato. Tutto cominciò a Venezia nel 1980 in una questura scossa dalle BR. Dunque in questa pagina l'intervista proprio al prefetto Luigi Savina che va in pensione. In basso, Trabocchi, approvata la legge, limiti per i ristoranti, opposizioni scontente. E poi la politica regionale, chat al veleno in Casa Lega, Deramo contro Bella Chioma, risultato commovente, dice il coordinatore, offesa per chi legge, replica il deputato aquilano, e scatta la caccia alla talpa. Siamo a Pescara, metodo Masci per la nuova giunta. Il sindaco ha chiesto ai partiti della coalizione di definire la piattaforma per poi indicare insieme nomi e competenze. Il primo cittadino vuole demolire il rudere dell'ex Enaip, subito un parcheggio estivo. Poi vedremo
cosa farne. E poi vedete, Paolo Rossi premia i campioni di oggi, l'eroe azzurro del mondiale dell'82 protagonista al contest Digital Gym di Fater con Mancini, Italia di nuovo grande, ha detto Paolo Rossi. Allora andiamolo ad ascoltare, perché Paolo Rossi ha parlato dell'Italia di Mancini, ma ha parlato, essendo a Pescara, anche del Pescara, dei suoi ricordi da avversario nelle partite giocate contro la formazione biancazzurra. Allora andiamo ad ascoltare l'intervista, uno stralcio dell'intervista realizzata con il campione del mondo di calcio di Italia 82. Siamo a Pescara, due parole anche sul Pescara che non è arrivato alla finale playoff di Serie B. E lei saprà anche di questo storico gemellaggio che c'è tra i tifosi del Pescara e del suo Vicenza. Sì, è vero. Il Pescara tenta, però ci prova quantomeno tutti gli anni, ma anche qui fare il salto sappiamo che non è facile. Oggi la gestione delle società di B non è una gestione facile, bisogna essere bravi, bisogna avere capacità nel saper fare le squadre, acquistare, insomma occorrono persone molto valide, ma il Pescara aveva un'ottima squadra quest'anno, un ottimo allenatore, insomma ha cercato fino alla fine, sai, poi quando i valori sono simili delle volte basta poco. Difatti abbiamo visto come ci è arrivato il Verona su, dopo aver perso 2-0 col Cittadella è riuscito a ribaltare la situazione, ma è incredibile, quindi questo significa che i valori sono molto vicini, insomma. Un'ultima cosa, una domanda che mi tormenta da decenni: ma è vero che Paolo Rossi, prima di appendere le scarpe a chiodo, era stato contattato dal Pescara? No, questo non lo so, può essere, perché una volta non c'erano i contatti diretti con i calciatori, ma c'erano con le società. Noi non decidevamo dove andare, erano le società di calcio e ti dicevano: guarda, c'è il Pescara che ti ha richiesto, cosa fai? Vuoi andare? Ce la facciamo? Per cui erano le società. Io su tanti contatti che le mie società, tipo la Juventus, che hanno avuto per cedermi o per darmi altre squadre, no, non li conosco tutti ovviamente, però Pescara rimane una realtà importante, ha una storia anche importante. Io contro il Pescara ci ho giocato diverse volte, sia in B che in A, e anche in nazionale ci ho giocato qua una partita, quindi ho dei bei ricordi. Restiamo alle pagine di Pescara del Messaggero, ma torniamo alla politica. Movimento 5 Stelle, vedete in basso, in Parlamento, l'apparto per la filovia, l'impegno con i comitati del consigliere comunale Erika Alessandrini. Minaccia la ex e gli agenti, arrestato a Pescara. E poi la mamma di Alessandro Neri, il tempo passa e Ale avrà giustizia. Laura Lamalletto ieri nella nota trasmissione Rai La Vita in diretta. E poi in basso, tanta voglia di musical, in scena i ragazzi dell'Istituto Alessandrini Sipario al Teatro Madonna del Rosario per il Moulin Rouge, prodotto in collaborazione con il MIBE. Andiamo avanti, morta nel rogo 3 verso il processo, Anna Rita Basile fu investita dal botto durante la preparazione dei pomodori. Il PM Mantini chiede il rinvio a giudizio delle proprietarie dell'abitazione, una rimase ferita per omicidio colposo. E paura a Nocciano, in fiamme un camion dei rifiuti, rischiato il disastro, il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Brioni, 48 esuberi volontari e rilancio con Cina e Russia, da appena la notizia delle uscite con corposi incentivi. Il sindaco Semproni discute di sociale con i sindacati, da capire le scelte future dell'azienda. Il calo di produzione sarà fronteggiato puntando su export e piano marketing. A Città Sant'Angelo il sindaco, il neosindaco Matteo Perazzetti, deleghe anche ai consiglieri, annuncia il taglio degli emolumenti. E poi, dopo il casello A25 chiuso, incubo autovelox a Bussi sul Tirino. Siamo alla pagina dell'Aquila, del Messaggero, l'Aquila Calcio, la SRL è fallita, si chiude la pagina
più nera. E a Paganica, giovane trovato morto in casa, sospetta overdose. Poi la vertenza ex Intex, primo incontro con l'assessore regionale Mauro Febbo. Ancora L'Aquila, il centro diventa regno del digitale, 3.000 ragazzi nel cuore della città per l'iniziativa del MIUR. Il ministro Marco Bussetti sarà a Piazza Duomo domani. E scoppia il caso del palco, la sovrintendenza lo fa ridurre. E poi la ricostruzione post-sisma è in buona parte sostenibile, se ne parla in un convegno. E poi libri, Carnicelli presenta Parole invisibili. E poi l'evento della scuola media Alighieri con un forum New Generation. Andiamo avanti. Pagina di Avezzano sul Mona, visita del Presidente della Repubblica Mattarella, scattata l'operazione ieri, un maxi summit in comune con prefetto, forze dell'ordine, vertici militari, poi il sopralluogo al teatro, al De Marsi, la tappa del Presidente prima di trasferirsi a Scurcola e Tagliacozzo. L'itinerario per ora resta segreto. Roccapia, animali vaganti, ancora incidenti. Avezzano, caso Capogna, scagionato il consigliere regionale Quaglieri. Andiamo più in basso, sul Mona, punto nascita in regione mossa del centro-sinistra. Ancora sul Mona, Satic, i sindacati pronti alla battaglia. I lavoratori della Coop Comunale di Servizi hanno il contratto in scadenza. Tagliacozzo, scoperta archeologica, e va in scena il consiglio. E poi Avezzano, Fratelli d'Italia ancora discute, e su Via Verga e polemica. Proseguiamo, pagina di Chieti, del Messaggero, giro prestiti a Strozzo, 10 anni a Spinelli, 9 alla Bevilacqua. E poi traffico, lavori in ritardi, panoramica in sciopero. In basso, quadro di Carroll donato al di Savoia, iniziativa di Paglione in memoria del padre per 25 anni, custode dell'istituto. E a Palazzo Lepri si balla con Lee Lewis, il padre della musica house, arriva da Chicago con Don Carlos. Siamo alla pagina di Lanciano Vastortona, dramma in Caritas, 50 famiglie sfrattate, un padre e un figlio minore vivono in un magazzino privo di bagno con annessa ex stalla. Ancora a Lanciano, multa invalido, il giudice dà ancora torto al comune. Vasto, gli avvocati si astengono, Melone ulteriore segnale. A Gissi, CB a rischio chiusura, via a scioperi e presidio. E a Lanciano, cronaca, bambina investita e trasportata a Pescara. 100 rami in scena al teatro di Siracusa, applausi e consensi per l'attrice vastese che dice: mi troverò in un vero tempio. A Ortona, incontro sul porto, ecco lavori e progetti. Siamo alla pagina di Teramo, sit-in dei lavoratori Tercop, si va alla cassa integrazione, i dipendenti temono la chiusura della cooperativa, la questione finirà sul tavolo della magistratura. Intanto la ricostruzione è lenta nel cratere teramano, il presidente della regione Marco Marsilio incontra a Torino il presidente del Consiglio Conte. E poi nascosero morte bianca in 5 a giudizio. E poi ambiente, aree demaniali lungo il Tordino, cambierà l'autodisciplina. Il caso, la ex lo accusa, 5 mesi di carcere, poi assolto. A Bellante si ribalta con l'auto, novantenne, gravissimo, in ospedale. Scoppia la movida all'improvviso, siamo a Giulianova con i primi di giugno, tante iniziative e non solo sulla spiaggia. Roseto degli Abruzzi, barriere architettoniche, piano per eliminare l'iniziativa partita dall'assessore Vannucci, screening di tutte le zone. Giulianova, altra batosta sul comune, condanna da 30.000 euro. E poi operazione Forta Pace, arrestato albanese che era sfuggito all'arresto. E poi Alba Adriatica, nuova ciclabile, l'Enel rimuoverà i pali. Val Vibrata, Pepe non entra ma darà utili consigli. Siamo arrivati alle pagine dello sport, ma dobbiamo attendere per parlare di sport. Andiamo a vedere invece le pagine interne del quotidiano La Città. Per la ragazza intervengono i servizi sociali, presa in carico dal comune, volontari della Croce Bianca. La casa in cui viveva da sola è stata sequestrata. Nessuna risposta dal comune per l'immobile confiscato agli spacciatori. Siamo sempre a Teramo. Restando a Teramo, spettro cassa integrazione per la Tercop. L'annunciato provvedimento di prosecuzione del servizio non c'è dal 15 giugno. Sarà sosta gratis.
All'Università di Teramo si beve solo acqua del Ruzzo, sgorgerà gratis dai distributori automatici di Ateneo, che intanto è diventato anche plastic free. Questa iniziativa è stata presentata ieri dai vertici dell'acquedotto del Ruzzo, dai vertici dell'Università di Teramo. Allora andiamo a vedere il servizio curato per noi da Tania Bonnici Castelli. All'Università di Teramo da oggi in poi si berrà acqua del Gran Sasso refrigerata e gasata da attingere attraverso idonei contenitori. L'altra novità è che gli studenti utilizzeranno borracce e non più bottigliette di plastica nell'ottica del plastic free. Si tratta di un progetto nato dalla sinergia tra l'azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo, Università Ruzzoreti, che vuole promuovere comportamenti e stili di vita responsabili e rispettosi dell'ambiente. Questa convenzione ci consente di mettere a disposizione dei nostri studenti, del personale, dell'acqua refrigerata, e però per utilizzare quest'acqua non si utilizzeranno più i classici bicchieri di plastica che poi riempiono le nostre pattumiere, ma si utilizzerà una borraccia, quindi griffata Unite, che è stata messa a disposizione dalla Fondazione Unite. Quindi i due aspetti fondamentali sono questa operazione di rete che ormai portiamo avanti da diverso tempo, e l'altro aspetto è l'abolizione completa della plastica in tutti i locali, in tutte le manifestazioni, in tutte le attività che riguardano sia i servizi per gli studenti che la vita quotidiana del nostro Ateneo. L'iniziativa dell'acqua pubblica in borraccia all'Università di Teramo continua il percorso virtuoso già avviato dal 2017 con la sostituzione delle stoviglie di plastica usa e getta con la carta. Con questa ulteriore azione, che elimina anche l'utilizzo delle bottigliette d'acqua, si punta ad annullare la produzione di rifiuti plastici nelle mense universitarie gestite dall'AZU di Teramo. Sia Piano Daccio che al campus di Colle Parco abbiamo attivato da oggi, abbiamo appena brindato all'utilizzo dell'acqua di due distributori che dispenseranno acqua di conduttura gasata o liscia a disposizione degli studenti. In questo modo eviteremo l'utilizzo di plastica e garantiremo agli studenti il consumo di acqua di qualità come quella appunto che abbiamo nelle reti del Ruzzo. Insomma, sono tutte politiche che hanno un'attenzione agli studenti in primis e anche alla sostenibilità ambientale. Andiamo avanti, pagina 8 del quotidiano La Città, il rondò di Piano Daccio intitolato ad Aiardi, sabato la cerimonia per celebrare l'onorevole grande studioso di economia scomparso nel 2012. Col diretti nel 2019 record per i giovani agricoltori nel Teramano, intanto 15 ragazzi hanno aderito al corso Col diretti della diocesi. Dubbi della sovrintendenza e abaco per i Deors, il nuovo regolamento così come licenziato dalla commissione potrebbe saltare nel prossimo consiglio comunale. Turismo, semplificate le regole per i bed and breakfast, la giunta regionale abruzzese fa chiarezza sulle colazioni e sulla somministrazione degli alimenti. Valle Castellana, nuove tabelle, nuovi numeri civici per Pascellata. E poi in basso la cronaca, anziano di 93 anni esce illeso dalla panda cappottata nella Scarpata. Arrestato il latitante dell'operazione Forte Apache, albanese 25enne, era sfuggito alla cattura durante il blitz di novembre. Giulianova, l'assessore Fioretti e Tribuiani in visita alle strutture sociali. Vi ricordo che ci sarà il ballottaggio a Giulianova tra Costantini e Tribuiani per l'elezione del nuovo sindaco. Cronaca, ricerca in Val Vibrata per l'auto pirata di Giulianova. E a proposito di politica e del ballottaggio, il PD giuliese invita i suoi elettori a recarsi al voto. Pagina di Roseto, Pineto, Atri e Silvi. Atri, ingiunzioni fiscali senza sanzioni per i cittadini morosi con il comune. Roseto degli Abruzzi, barriere architettoniche, via alla rimozione. L'amministrazione di Roseto pronta ad affidare l'incarico per il PEBA. Ancora Roseto, al via la collaborazione tra le scuole e l'ufficio IAT. Gli studenti del SAF e del Moretti lavoreranno nella promozione turistica. Modello Legnini anche per Roseto, la proposta lanciata dal sindaco di Girolamo durante il Consiglio Comunale, duro botta e risposta tra opposizione e maggioranza sui risultati delle europee in città. E Pavone promuove la nascita di Grande Roseto, lui si parla di contenitore ambiguo.
Siamo sempre a Roseto e sempre a Roseto degli Abruzzi sono iniziati i lavori per le strisce pedonali sul lungomare. Siamo arrivati alle pagine dello sport. Allora, prima di parlare di sport in chiave regionale, vediamo le prime pagine dei tre quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dal Corriere dello Sport. Firenze e Americana, vedete il titolo di apertura. Si chiude infatti dopo 17 anni l'era della famiglia Della Valle. La società toscana, per meglio dire, passa a Rocco Comisso per un importo che va tra i 165 e i 180 milioni di euro. Il closing ufficiale forse già entro la serata di domani. Gattuso in corsa per la panchina, poi il caso Chiesa da risolvere. In alto vedete Sarri alla Juve senza tuta, pronto ad indossare giacca e cravatta per tornare in Italia. Il tecnico si confessa alla vigilia del suo approdo alla Juventus. A proposito di Serie A, Fonseca alla Roma, raggiunta l'intesa, sempre in chiave allenatori, Sinisa Mihajlovic Bologna, 3 anni e l'Europa nel mirino. La Gazzetta dello Sport, Lukaku, così il Napoli sfida l'Inter, il decreto crescita favorisce le aziende che assumono dall'estero, ma il belga vuole Conte, che ha il sì di Dzeko ed è in pole position per Barella. Vedete poi questa caricatura dello zio d'America, Rocco Comisso, 69 anni, proprietario del New York Cosmos, che ha acquistato la Fiorentina dalla famiglia Della Valle. E poi Macron, il presidente francese in campo, Super Champions, no, difendiamo i club. E poi in basso Giampaolo, ecco il doppio Milan, Paquetà Jolly e Çalhanoğlu Play nel nuovo progetto, pressing rossonero su Tare come direttore sportivo, l'albanese Tare attualmente alla Lazio. Tutto sport, Sarri veste Juve, ecco le due carte per riportare Pogba a Torino. Vedete Sarri in questo che è probabilmente, anzi sicuramente, un fotomontaggio con la giacca della la divisa ufficiale della Juventus, ma non c'è ancora l'ufficialità di Sarri come nuovo allenatore della formazione bianconera. Siamo allo sport del centro, Roma è fatta con Fonseca, l'Inter si butta su Barella e poi ritroviamo anche sul centro, accordo per 165 milioni di euro, la Fiorentina passa a Commisso. E poi in basso tennis, Federer Nadal in semifinale a Parigi al Roland Garros. Siamo alla pagina del Pescara del quotidiano Il Centro. Sebastiani chiede un Pescara d'attacco, il presidente stabilisce la missione del nuovo tecnico Zauri, gioco offensivo. Vediamo in alto, in attesa dell'annuncio dell'allenatore, emergono i primi nomi sul taccuino, da Bonazzoli a Brignola passando per Ciofani, Daniel Ciofani, attaccante del Frosinone. E il baby mercato senza contratto è nel mirino di diverse società, la mezzala argentina in rampa di lancio. Vediamo anche, prima di parlare del Teramo, vediamo anche il Messaggero come parla del Pescara. Pescara ha aperto il valzer delle panchine. Siamo alla Serie B ovviamente, al valzer di panchine nel torneo cadetto, non solo Zauri per Pillon, sono 6 i tecnici confermati per il prossimo anno, dunque tanti nuovi allenatori per il prossimo campionato di Serie B. E intanto il Delfino pensa a Campagnaro dentro lo staff del prossimo allenatore. Epifani, Vitturini e Ferrante pronti per il gran salto, parla il tecnico ormai quasi ufficialmente nuovo allenatore del Pineto, parla di Vitturini e Ferrante che potrebbero essere utili al Pescara, dunque fare il grande salto. Vediamo poi in basso, i mondiali di tennis studenteschi sono un successo, grande vetrina per l'Abruzzo a Castel di Sangro. E poi calcio a 5 donne, Montesilvano a caccia del tricolore. Torniamo al quotidiano Il Centro, Teramo ore decisive, oggi il faccia a faccia Iachini-Cantagalli, alle 17 l'incontro tra l'imprenditore ed il gestore del Bonolis, è un passaggio fondamentale per la cessione della società. Avezzano e De Angelis il nuovo allenatore, Serie D l'ex Cosenza al posto di Colavitto, Vastese ufficiale l'addio di Aldo Papagni che farà il direttore tecnico a Bisceglie. Poi in basso l'Abruzzo detta legge nel calcio a 5 al Xi Open Games.
Andiamo avanti, siamo alla pagina della pallacanestro, basket playoff di Serie B, amatori da sballo, ieri sera al Pale Elettra di Pescara, la Serie A2 è ad un passo, i pescaresi vincono anche gara 4 e si qualificano per le Final Four di Montecatini, dove saranno assegnate ben tre promozioni, le squadre che sfideranno l'amatori sono Lomegna, il Superflyer Milano, Orzi Nuovi e probabilmente Cesena. Vediamo torniamo però a vedere quello che è accaduto ieri sera al Pale Elettra, come detto 91-86 per la formazione di coach Raiola, gran pubblico con 1500 spettatori sugli spalti del Pale Elettra, Pedrazzani alla faccia di chi non credeva in noi, il coach Raiola raggiante, sempre creduto in questo gruppo. Vediamo anche il Messaggero come che dedica la parte alta della pagina all'amatori. Amatori Pescara vince con Salerno e va in Final Four, si giocherà per quanto riguarda le Final Four il 15 ed il 16 di giugno a Montecatini Terme, ma noi andiamo a vedere il servizio sul trionfo della formazione biancorossa ieri sera al Pale Elettra. Su questo parquet dove ci troviamo ora, Stefano Raiola, è stato raggiunto questa sera il risultato più importante per il basket pescarese negli ultimi 20 anni. Ora non parliamo di Montecatini, non parliamo di Final Four, parliamo di questa sera, una vittoria importantissima. Guarda, ti correggo, gli ultimi 35 anni io stavo lassù quando vincemmo una partita con Roma in casa, allenatore Perazzetti, la Facar, che poi andò gli spareggi per andare in Serie A. Io ero lì e mi sa che sono passati 35 anni, quindi questa è stata una delle serie più importanti della pallacanestro italiana, non degli ultimi 20 anni, per il livello della partita degli ultimi 30 anni e passa. Adesso rifammi la domanda che non me la ricordo. No, la vittoria più importante degli ultimi lustri, degli ultimi decenni, sì. E un'altra vittoria, Stefano, è stata quella di aver riportato il grande pubblico al Pale Elettra. Ma guarda, è stata una vittoria in tutti i sensi, una vittoria per il risultato che abbiamo conseguito, una vittoria perché vedere il palazzetto pieno di martedì sera alle 9 è una cosa indescrivibile. Siamo contentissimi perché abbiamo lavorato tantissimo, 10 mesi, io e la società abbiamo lavorato per allestire la squadra. La squadra ha lavorato tantissimo per raggiungere determinati risultati. Abbiamo avuto una piccola defaianza per un mese e mezzo, e abbiamo rilavorato ancora di più a marzo per rimetterci in carreggiata. E il risultato, se il risultato è questo, tutto il lavoro che abbiamo fatto, siamo ben contenti di averlo fatto. Lo avevi detto che in gara 4 non sarebbe stata come in gara 3, i fatti hanno dimostrato questo, ma nel momento più complicato della partita avete mantenuto i nervi saldi. Guarda, io l'ho detto in maniera scaramantica, mi sarebbe piaciuto vincere di 20 punti, ma io sapevo del valore della squadra di Salerno, mi faceva un po' sorridere sentire qualche commento, qualche opinione sul fatto che Salerno fosse scoppiata in queste serie lunghe. Lunghissime, è difficilissimo stare sempre freschi, ma come erano stanchi loro, lo eravamo anche noi. E Salerno stasera ha dimostrato perché è una grande squadra, perché è una squadra costruita per vincere. È rientrato anche dal meno 16, ma noi siamo stati bravissimi, come hai detto tu, E questa è la festa in casa Amatori, una festa più che giustificata per questo trionfo nei playoff di Serie B che avvicina la promozione in Serie A2. Torniamo al calcio, torniamo al Teramo. Teramo allenatore e giocatori in attesa, oggi vertice tra Iachini e Cantagalli per il caso Bonolis, e poi si procederà al closing entro il 24 giugno. Serve l'iscrizione. Note amare nella finale scudetto del massimo campionato di calcio a 5 per l'Acqua e Sapone, sconfitta 5-3, ora Pesaro e avanti per 2-1, supplementari fatali per i nerazzurri, espulso Coco Wellington. Andiamo a vedere anche il volley, Sieco, ecco Galliani, Ottaviani e
Pedron. Torniamo al quotidiano Il Centro, abbiamo visto questa la pagina sul basket, vediamo proprio il calcio a 5 che si oppone altro capo ai supplementari nella gara 3 della finale scudetto. A Pesaro Maiscena il replay della sfida di sabato e l'Ital Service si porta in vantaggio domenica di nuovo in campo. E tra le donne il Montesilvano inizia la corsa verso il tricolore, oggi in Puglia gara 1 della finale con Salinis Guidotti, dopo la Supercoppa vogliamo lo scudetto. Ginnastica ritmica, Russo terza agli assoluti, bronzo per la stella dell'Armonia Chieti, sesta Gherardi all'Ovio e ottava. Tennis, questa sera la festa dei popoli accenderà i mondiali degli studenteschi a Castel di Sangro per una manifestazione davvero molto attesa. Tornando alla pallacanestro, la Gevi Vasto festeggia il salto in EC Gold pensando alla Jalacci, promozione dedicata al coach scomparsa di recente. Volleyball, buona la prima, pallavolo le finali under 18, buon avvio della formazione frentana. E per il podismo sabato c'è la notturna di Chieti che sarà invasa dai podisti, partenza alle 20:30. Chiudiamo con lo sport sul quotidiano La Città, riflettori puntati sul Teramo. Teramo Corri, il 24 giugno è dietro l'angolo, le scadenze per iscriversi alla C sono tassative, ma sembra che a nessuno importi un bel niente, come detto oggi incontro tra Iachini e Cantagalli sulla questione stadio. Atletica, 10 atleti teramani ai tricolori under 23 e under 20, numerose le speranze di medaglia per la squadra Sabatini, Giuliante, Mantenuto e Montanaro. E questo era l'ultimo titolo della rassegna stampa di oggi, Mattino 6 che tornerà domani come sempre puntuale alle 8. Io ringrazio voi per averci seguito, ringrazio Loris Bennato in regia, vi ricordo l'appuntamento per quanto riguarda la nostra rete con l'informazione alle 14 per la prima edizione del nostro telegiornale. È davvero tutto, grazie e buona giornata.